Sindaco, tra tre giorni si chiude un anno molto complicato per la città e anche per lei. Alcuni temi su tutti, no? Si va dal famoso accordo su Bagnoli, al patto per Napoli, allo spalmadebiti, alla questione ANM. Se ne apre un altro. Che anno sarà il 2018? Quali sono i punti più importanti? Giorni fa parlava di alcuni cambi, di alcune svolte, insomma, ci può dire qualcosa? Chi vivrà vedrà. Quello che vi posso dire è che da lunedì inizia, cioè dal 1 gennaio abbiamo il 2018. 1 gennaio fanno esattamente 70 anni dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e noi abbiamo una sana e robusta Costituzione, salute, impegno, voglia di fare, e chi vivrà vedrà. Sarà un 2018 di lavoro, come è finito il 2017, anno difficile, come è stato difficile il 2016, poi un giorno magari ci potremmo intrattenere su quali sono stati i momenti facili in questi 7 anni. Sicuramente concordo che il 2017 è stato uno degli anni più complicati, più difficili, soprattutto l'autunno, dove abbiamo tra le varie partite avuto due questioni delicatissime. Una risolta brillantemente da questa amministrazione, che è il quadro normativo uscito fuori dalla legge di bilancio approvata in Parlamento, un risultato importante, frutto di un lavoro di squadra sul quale però c'è dovuto essere un mio impegno costante, complicato e difficile, un corpo a corpo con lo Stato, potremmo dire. E l'altra partita non meno difficile, che è quella di ANM, ma poi ce ne sono anche tante altre. Però quello che ci dà grande forza è che in questo anno così difficile noi siamo riusciti a non subire dei contraccolpi che sarebbero potuti essere esiziali per la nostra città. Anzi, quindi comincia un 2018 di maggiore robustezza, come dicevo prima, dal punto di vista amministrativo, finanziario, istituzionale, ma anche politico. Inizia una fase nuova. E siccome la fase nuova non si annuncia nei suoi contenuti, ma la si comunica nel momento in cui viene realizzata, in questi giorni si lavora per la creazione della fase nuova. Fase nuova sono i prossimi 3 anni, perché i prossimi 3 anni noi dobbiamo raggiungere tutti o quanti più obiettivi possibili che ci siamo dati nei due programmi elettorali della prima e della seconda elezione, soprattutto con riferimento ai servizi, che sono la grande sfida per questa città, e non penso solamente ai trasporti. Però si apre anche una fase che non è solo amministrativa, è politica, e quindi c'è da fare, come ho sempre fatto in questi anni, un momento di riflessione, di pensiero e di azione con riferimento a un periodo molto lungo che ci sarà, anche di campagne elettorali, che comunque la vogliamo mettere, comunque noi ci posizioneremo, interesseranno anche la città, che sono le politiche, le europee, le regionali e le comunali. Quindi noi dobbiamo avere squadra forte sul piano amministrativo, squadra forte e compatta sul piano politico. Immaginerete che non sono decisioni facili, perché un po' stiamo alla fase ultima dei poi eventuali cambiamenti, nel senso, queste scelte che io andrò a maturare nei prossimi giorni, che attengono al modo di operare da un punto di vista amministrativo, quindi tutta la macchina, dal modo di operare da un punto di vista politico, il rafforzamento della maggioranza, come porci per le scadenze elettorali, condizionerà molto, cioè amministrazione e politica si condizionano tra virgolette a vicenda, sono collegate tra di loro. Se sbagli puoi non avere il tempo per recuperare, perché una grande volata fino alla fine del 2021, il cui obiettivo, e questo lo voglio dire con molta chiarezza, a cominciare dai primi giorni del 2018, è quello di lavorare per rendere Napoli capitale, soprattutto in quei settori dove attualmente capitale non è, perché arranchiamo, siamo in difficoltà per le note ragioni di cui parliamo spesso. Quindi credo che, insomma, se lei mi vuol dire quando vedremo i contenuti di questa fase nuova, posso dirvi sicuramente a gennaio, dopo le vacanze, dopo, per chi fa le vacanze, dopo l'Epifania, chiamiamole vacanze perché così le conosciamo. Sindaco, ci sono dei temi che non l'hanno particolarmente soddisfatta dal punto di vista amministrativo, cioè questioni tipo la normalità, i servizi, sono cose che i sindaci, lei come tutti gli altri, dicono sempre, insomma, bisogna battersi per la normalità della città, perché non ci siano buche, trasporti decenti, il welfare decente, insomma, c'è un aspetto che in particolar modo non l'ha soddisfatto, invece ce n'è uno che l'ha soddisfatta molto. Ma credo che nel 2017 da parte di qualcuno ci sia stato un po', come dire, un calo
di tensione adrenalinica, cioè nel senso che il 2017 è stato caratterizzato in alcuni momenti da fasi molto complicate. Penso ad esempio il periodo, per capirci, Corte dei Conti, manovra di bilancio, situazione dei conti critica, cassa che languiva, addirittura i pignoramenti che abbiamo avuto nel 2017. Il 2017 è stato un anno che in quei momenti critici richiedeva la forza da leoni che il sindaco, e non solo il sindaco, ha sempre messo in campo e l'ho dimostrato soprattutto nei momenti più difficili. Ripeto, non amo usare il parlare al personale, però l'ho detto anche l'altra volta, la questione legata alla norma, alle norme, è una questione che ho dovuto gestire personalmente nella consapevolezza che alcuni non ci credevano. E allora questo è un tema, perché siccome questa è una città che non navigherà mai nell'oro, è una città in cui non ci sarà mai un giorno che non ci sarà un conflitto sociale, non ci sarà mai un giorno in cui potremmo dire tutto a posto, come amiamo dire noi, io ho bisogno di essere sempre affiancato, e non penso solo alla parte politica, perché qualcuno ha tirato i remi dentro anche non della parte politica, mi sto riferendo, e questo non va bene. Quindi con tutti i miei più stretti collaboratori noi dobbiamo fare un bel check e vedere chi se la sente fino in fondo, perché noi non costringiamo mai nessuno, ci mancherebbe altro, a continuare una sfida che per noi continua a essere rivoluzionaria. Quindi De Magistris non è cambiato nel suo modo di intendere il rapporto con la città, con l'amministrazione e con la politica, ma che sia di grande affidabilità di governo, che noi abbiamo dimostrato. Perché se questa città, non parlo di De Magistris solamente, non avesse avuto forza, credibilità, autorevolezza e concretezza, noi quel risultato nella manovra del bilancio non lo portavamo a casa. Quindi quello è un ottimo trade union che ci accompagna dal 2017 al 2018. Quindi questa è la cosa che non mi è piaciuta tanto. Quindi senza indicare un fatto specifico, un po' anche un fisiologica caduta di adrenalina politico istituzionale amministrativa c'è stata. Vuoi per preoccupazione, vuoi per ansia, vuoi per stanchezza, vuoi ma chi me lo fa fare? Qua ci assumiamo troppe responsabilità. Ecco, il coraggio, non la spregiudicatezza, il coraggio. Quello che mi è piaciuto è esattamente invece la tenuta della maggioranza di tutti quelli che ci accompagnano in questo viaggio, quindi penso ai miei più stretti collaboratori, penso alla giunta, penso alla maggioranza, con tutte le fibrillazioni, con tutte le difficoltà che anche abbiamo avuto, una forte tenuta. Ecco, oggi Napoli, in un momento anche di un po' di incertezze istituzionali nazionali, possiamo dire, questo può piacere o non può piacere, che la nostra città rappresenta un punto di riferimento politico e istituzionale che noi mettiamo a disposizione della nostra città, ma anche di chi ci guarda in modo diverso. Ecco, nel 2017 ci siamo ulteriormente conquistati l'arena politica, cioè ci hanno messo un'altra volta alla prova, come fu un po' per il momento il 2012, quando la sezione generale di controllo ci avviava verso una strada di un possibile dissesto, il sindaco di strada. Il 2017 è stato un anno, da un punto di vista psicofisico, davvero molto tosto. Oggi siamo più forti, quindi oggi non è che c'è oro, non è che c'è più denaro in cassa, non è questo che ci dà la forza. Ci dà la forza di non aver mollato, di non aver ceduto e anzi di avere oggi tutte le condizioni finanziarie, normative, istituzionali e politiche per fare quell'ulteriore salto di qualità. Chi se la sente? E questo è il check che io sto facendo in questi giorni, amministrativo e politico. Chi se la sente deve avere voglia politica, coraggio, saldezza e anche, come dire, non vivere un momento di stanchezza, che anche ci può stare, che anche fisiologico. Quindi questo attiene alla politica, ma attiene anche all'amministrazione. Politica e amministrazione vanno insieme. Ecco perché ho chiesto anche al direttore generale, al capo di gabinetto, a tutti i miei più stretti collaboratori, farvi un esempio. Ieri sera a mezzanotte, nella stanza del signor ragioniere generale Raffaele Grimaldi, c'era Raffaele Grimaldi, il sindaco di Napoli, il capo di gabinetto, direttore generale, la dottoressa Sabatini e il capo dell'avvocatura, perché discutevamo se in questo groviglio di norme, se in questa situazione complicata, decisione della Corte Conti, noi potevamo, per l'ultimo dell'anno, fare lo scorrimento del graduatore di 195 persone, mezzanotte meno 10. Ci sono persone che stanno sul pezzo H24 e sul pezzo noi ci staremo,
fino alla fine dei nostri giorni. Forse ma sul pe- no, dico sul pezzo c'è stata più gente, perché dico, un pezzo forse è grande. Qualcuno, no, ieri sistema tutto quando è potimo trattenere tutto a mezzanotte, ci sta il sindaco dall'esempio. È il primo che arriva e l'ultimo che se ne va. Ci stiamo lavorando. La notizia, non vi affamate di notizie. Aspetta un attimo. È umanamente comprensibile che tutti ti risponderanno. Cioè, siamo tutti con te perché siamo sul pezzo pure noi. Però la responsabilità me la devo assumere io, chiaramente. Ecco. Io penso che è un momento delicato. Non vi sfugge che 7 anni, ora noi abbiamo un quadro molto chiaro. Ci aspettano 3 anni che sono importantissimi per la città, perché qua ci giochiamo un risultato politico. Saremo in grado, insieme a tutti gli altri, di far diventare Napoli anche capitale dei servizi come le grandi capitali europee? È una sfida possibile, io ritengo probabile, ma non è certa. Se sbagli una mossa mo, non hai il tempo di recuperare. Questo è il tema che voglio dire. E poi c'è un tema politico, perché non vi sfugge, l'abbiamo detto, noi abbiamo sofferto in questi anni comunque anche di un fatto che noi non siamo ancora forze che agiscono a livello regionale, a livello nazionale, quindi noi vogliamo rafforzare questa esperienza. Ecco perché alcune scadenze non ci possono far rimanere neutrali. Non vi sfugge che al di là delle politiche e delle europee avremo tra poco, tra 2 anni, anche le regionali, e quello non è un tema che noi possiamo continuare a essere semplicemente persone che vanno a votare nella cabina con la scheda. Dopo aver amministrato questa città, credo che sia giusto che questa esperienza autonoma, forte, che si connette sempre più con movimenti, associazioni, comitati, amministratori, consiglieri e anche con parte della politica tradizionale, dica la sua e proponga una candidatura per guidare la regione. Dobbiamo prepararla questa fase politica, non è solo fase amministrativa, è anche fase politica, per prepararla di avere una squadra. Ecco perché quando io parlo di fase nuova mi riferisco anche a DEMA, mi riferisco al Consiglio Comunale, alle municipalità, alle amministrative che andremo a sostenere, alle interlocuzioni che avremo col governo, col Parlamento, la posizione che io assumerò nei prossimi giorni insieme al Movimento, la Giunta, certo, anche la Giunta, c'è un tema anche la Giunta, le partecipate, insomma tutto, cioè si fa un check come si fa sempre, come l'ho fatto in questi 7 anni, il check può produrre risultati di un certo tipo o di un altro, io mi assumo come sempre la responsabilità, lo farò sentendo tutti, ascoltando tutti come sto facendo in questi giorni e poi decido. Sindaco, una domanda, non vuole essere una provocazione, ma lei prima ha fatto un passaggio dicendo dobbiamo rafforzare la maggioranza anche in vista di questo check, no? o magari in maniera propedeutica, sì, al check. È immaginabile che se ci saranno cambi, modifiche, si attenda per avere un quadro politico più chiaro il prossimo voto? Non facciamo troppe ipotetiche, io sto facendo delle valutazioni che attengono al rafforzamento, non all'indebolimento, quindi sono scelte che saranno operative dal mese di gennaio, qui non si attende nessuna politica, perché ogni mia scelta è funzionale alla città, voi questa cosa la dovete sempre non dimenticare mai, perciò la ribadisco ai napoletani, a tutti noi, per me l'obiettivo assoluto, assorbente, prioritario, esclusivo è la città. Quindi se io faccio delle operazioni non le faccio in vista di altro, le faccio per rafforzare la città. Quando dico che dobbiamo mettere in campo una fase politico e amministrativa forte, perché questo serve innanzitutto alla città. Cioè avere una squadra ancora più coesa, ancora più forte, ancora con maggiori energie, con maggiore passione, che maggiormente ci crede, significa avere un'azione più forte innanzitutto per la città, che poi avrà degli effetti anche su altro. Per esempio, un domani, non mi sfugge, siete persone, siete osservatori, se noi riuscissimo ad avere una filiera che istituzionalmente, politicamente è più vicina a questa amministrazione in altre istituzioni del nostro paese, non vi sfugge che questo è un risultato politico che può servire. Qua ti devi andare a conquistare il dovuto, immagino se un domani ci fosse qualcuno e dice ma oltre che il dovuto possiamo vedere se a Napoli si può fare un ragionamento di discrezionale? No, noi in questi giorni stiamo discutendo del trasporto pubblico, scusate, ma lo vogliamo ricordare che in piena manovra di bilancio, mentre noi facevamo il corpo a corpo non per ottenere soldi, ma per evitare che ci fosse il rischio di dissesso di centinaia di comuni, soprattutto il Mezzogiorno, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico si approvavano comunque un emendamento che salvava il trasporto pubblico della città di Torino e dava cash e denaro, poi la raccontano come vogliono, che sono soldi presi da qua o presi da là, non è così, se no non c'era bisogno di una legge, hanno fatto una legge, fai la legge perché serve la legge, se no la legge non la fai. Quella legge porta la firma di due partiti che stanno apparentemente in contrapposizione, eppure hanno salvato il trasporto pubblico di Torino. Queste sono cose impensabili per quella politica, per la città di Napoli. Avete visto mentre noi lottavamo per la norma qualche parlamentare napoletano
o qualche organizzazione che si è fatta carico di dire: ma scusate, ma c'è una situazione di crisi in ANM, ci fosse qualcuno in giro per qualche corridoio che volesse proporre un'operazione similare, il sindaco di Napoli che ne pensa? Vi esprimerei gratitudine di vita eterna, perché chiaramente non c'è stato. Quindi questo significa che noi, per essere più forti come città, dobbiamo incominciare a pensare anche ad altre forme di competizione che interesseranno non il sindaco De Magistris fino al 2021, ma altri. Quindi, andando al succo, pensa alle regionali e alle altre cose che vengono.